Buon pomeriggio a voi. Allora, qualcuno mi ha scritto che, insomma, sto seguendo forse un po' troppo quello che sta avvenendo in America, tralasciando quello che avviene in Italia. Ma diciamo che questo magari può anche essere vero. Però io parto da una mia considerazione, che magari non è quella giusta, ma è la mia considerazione, cioè che quello che succederà negli Stati Uniti, e cioè l'elezione del nuovo presidente, che sia Trump o Biden, cambia tantissimo lo scenario che noi andremo a vedere nei prossimi anni, anche e soprattutto in Europa, anche e soprattutto in Italia. Ecco perché è talmente importante quello che sta per accadere anche per il nostro paese. Perché vedete, in altra maniera, abbattere questo sistema e abbattere anche questo governo il prima possibile, lo abbiamo visto, diventa molto molto difficile, molto problematico. E la prospettiva di aver davanti ancora 3 anni, di Conte e soci, mi spaventa per l'Italia, è negativo per l'Italia. Vorrebbe dire che possono un'altra volta eleggersi un presidente della Repubblica comunista come quello attuale, e questo sarebbe solamente male per l'Italia. Ragion per la quale continuo a seguire le elezioni negli Stati Uniti. Ora, negli ultimi giorni avverto delle novità anche da un punto di vista dei media. Ho avuto modo di leggervi ieri l'articolo del giornale La Repubblica, che citava il fatto che in Pennsylvania il risultato non era stato certificato e che si stavano così facendo accertamenti. Notizie che vi dico francamente hanno riportato pochi altri, se non davvero nelle pagine interne. Invece devo dire, e non vedo perché non lo devo fare, che in questa circostanza anche un po' sorprendendomi, la Repubblica ha fatto quello che deve fare un giornale. Cioè, le notizie non vanno date solamente se piacciono o non piacciono. Un buon giornalista deve dare quella che ritiene essere una notizia importante, una notizia che va data, una notizia che deve essere di dominio pubblico. Questo è un buon giornalista. Ultimamente questo nel nostro paese non è stato, perché si è fatto soprattutto controinformazione. Allora, veniamo anche oggi alle ultime notizie. Intanto questa è già una notizia, no? Perché quando anche la stampa italiana piano piano, invece di sottacere quello che sta avvenendo, lo evidenzia, questo è un fatto positivo rispetto ad altri che invece continuano a parlare di Biden come se Biden fosse già il presidente degli Stati Uniti. Anzi, vi dirò di più. Molti addirittura hanno sottolineato il fatto di questa resa di Trump, che Trump ha detto che se Biden supererà o raggiungerà i 270 grandi elettori, lui ammetterà la vittoria di Biden. Ma questo non vuol dire che Trump si è tirato indietro o che Trump ha accettato la sconfitta. E questi giornali lo sanno perfettamente, volete che non lo sappiano, semplicemente cercano di strumentalizzare la notizia. Ma è ovvio che Trump ragioni così, perché è democratico. Se viene fuori alla fine, malgrado tutto, per vari motivi, che Biden raggiunge i 270 seggi, sarà il presidente degli Stati Uniti. Ma sappiamo bene, per quello che abbiamo seguito in questi giorni, che Trump invece si sta battendo fortemente affinché questo non avvenga e in cuor suo ha la forte speranza invece di poter essere confermato presidente degli Stati Uniti. Ora si è aperto un altro capitolo, oltre a quello della Pennsylvania, che nelle prossime ore vedranno i giudici esprimersi su tutte le cose che non sono andati nel verso giusto, o almeno nel verso che la democrazia imporrebbe, cioè quello della trasparenza. Ma sta avvenendo un qualcosa anche in Georgia, che sta seguendo direttamente Sidney Powell, la stratega di Donald Trump, per quanto riguarda appunto le schede elettorali che non si riescono bene ad attribuire o a Biden o a Trump. Quindi lei sarà presente personalmente in Georgia a seguire i lavori.
vedere esattamente come stanno le cose. Importante questa presenza di Sidney Powell perché vuol dire che in Georgia ci sono anche molte possibilità che il voto, che tra l'altro vi ricordo su più di 5 milioni di elettori, ha visto una differenza di circa 10.000 voti fra Trump e Biden, che appunto su 5 milioni rappresenta lo 0,2%, che può essere tranquillamente sovvertito se si riescono ad individuare delle cose che hanno favorito in questo caso Joe Biden. Ecco la ragione per la quale la Powell è presente soprattutto in questo momento in Georgia. Tra l'altro, tornando sempre al giornale La Repubblica, stavo dicendo prima che La Repubblica non ha solo ammesso che in Pennsylvania un giudice ha deciso di non certificare il risultato, ma è proprio di stamane dove La Repubblica in maniera molto dettagliata ha descritto quello che è avvenuto l'altra sera in Pennsylvania, che io vi ho anticipato in un video serale perché ero in diretta con la Pennsylvania, dove tantissimi testimoni hanno portato la loro testimonianza di quello che assolutamente è stato fatto in maniera non conforme, con brogli. Hanno parlato di quello che è avvenuto nelle settimane prima del voto, e devo dire che da questo punto di vista, citando anche i testimoni, il giornale La Repubblica ha riportato esattamente la notizia come io ho avuto modo di verificarla negli Stati Uniti e come ho avuto modo di seguirla in una diretta che è stata fatta di queste testimonianze. Quindi ripeto, forse non tutti voi sarete d'accordo che io continuo a seguire quello che avviene negli Stati Uniti, però diciamo che lo vedo anche dalle vostre reazioni, la maggior parte ne è convinta. Ripeto, io lo faccio unicamente perché sono convintissimo che se Trump dovesse vincere, essere riconfermato, questo sarebbe anche un grande vantaggio per il nostro paese, sarebbe un qualcosa che è solamente positivo, perché intanto sicuramente Trump partirebbe, giusto per fare ancora una volta un esempio, dall'Obama Gate, che sappiamo coinvolge in Italia molti politici, tra i quali il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Io seguirò ora per ora quello che avviene negli Stati Uniti e ovviamente ormai ci avete fatto l'abitudine, se ci fossero delle notizie clamorose molto importanti, io anche durante la giornata trasmetterò un video. Con questo io vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci vediamo più tardi.